Giovanni. Ciao Graziana. Siamo a Cascina, siamo in questo bello studio dove tu hai ritrovato un bel sorriso. Sì, sì, fortunatamente sì. Dopo quanto tempo? Diciamo dopo 3 anni di protesi mi sono ritrovato in, diciamo, come i miei denti di una volta. Allora, protesi erano mobili? Erano mobili, sì. E praticamente non... era una noia continua, non mangiavi più perché giustamente si muovono, sono mobili e loro vanno a giro, quindi niente in confronto adesso che mi mangio le bistecche tranquillamente senza problemi. La tua vita quindi era abbastanza frenata per quello che era la tua bocca, mangiavi cose molto morbide, mi dicevi. Sì, i tuoi denti stavano cadendo un po' tutti. Praticamente non ce n'avevo quasi più. Ho aspettato parecchio tempo perché purtroppo mi fidavo del dentista che mi ha seguito fino a poco tempo fa, che mi diceva non avevo osso e non potevo fare l'impianto. Però poi sono venuto a passare una visita e la mia sorpresa è stata che l'osso ce n'avevo anche troppo. Non peraltro, dopo aver messo gli impianti, hai messo un carico immediato. Immediato, subito. In 3 giorni sono stato... ho rimangiato le mie bistecchine. Ricordiamo che hai messo 4 impianti nella parte superiore e 4 impianti nella parte inferiore. Sì. E poi? Il carico immediato. Le protesi fisse. Subito. Quindi la masticazione è avvenuta immediatamente. Sì, immediatamente. Che differenza di vita c'è adesso? E niente, sono ritornato come una volta, tranquillo e beato, senza nessun tipo di problema. Ma quando ti hanno detto, no, guardi, lei l'osso ce l'ha, si possono fare gli impianti, ti sono cadute un po' le braccia? Sì, perché ho purtroppo speso tanti soldi buttati via per niente, e quindi più che cadute le braccia mi sarebbe venuta voglia di muoverle le braccia. Capito? Sì, perché ti avevano messo tutte protesi mobili, sì, sì. In questi tra questi pochi denti che ti erano rimasti, e tu non vivevi più. No, era una noia continua, ma poi no, eri a giro, dovevi stare attento a quello che mangiavi perché altrimenti poi ti dava noia, dovevi andare in bagno a lavarli, era un problema continuo, mentre ora... mi faccio, cioè, lavo i denti normalmente come tutti. Il giorno dell'intervento è stato un giorno molto importante per te, perché poi hai avuto questo tipo di risultato. Il dottor Cesare? Il dottor Cesare è una grande persona, perché è bravissimo, è professionale, e se devo dire per me, io no. Non mi ha fatto sentire niente, io non ho avuto nessun tipo di problema, di dolori, di niente. Il post-operatorio? Post-operatorio uguale, niente. L'unica, ho avuto qualche ematoma piccolo, ma poi niente. Beh, insomma, hai fatto estrazioni, impianti, sopra, sotto e carico. E carico. Tutto in una giornata? Sì, praticamente sì. Dunque, hai fatto l'intervento allo studio di Pisa? Allo studio di Pisa e le visite qui a Cascina. Come stai ora? Dai, come quando eri giovane, come sì, quando eri un ragazzo? Contentissimo, contento, sto bene e lo... diciamo che lo... L'avresti potuto fare prima forse? Ecco, sì, sì, averlo saputo 10 anni fa l'avrei già fatto, sì. Con il dottor Cesare, chiaramente. Certo, certo. Senti, ti faccio una domanda indiscreta, non voglio sapere quanto, ma se sei soddisfatto anche da un punto di vista economico. Sì, sì, perché ho sentito qualcuno che va oltre il mio, pur facendo, non come ho fatto io sopra e sotto, magari solo sopra, e sono andati fuori dal budget che ho speso io. Quindi è anche economico. Allora, ce lo fai un bel sorriso? E come no? Va bene? Ciao Giovanni! Ciao Graziana!